Ciao a tutti ragazzi, oggi parliamo dell'abbigliamento da trail running invernale di casa Carpos. Nel particolare ho qua pantalone, secondo strato e giacca e adesso insieme ne vediamo pregi e difetti all'interno della recensione completa. Iniziamo dunque dal pantalone che si chiama Lavaredo Winter Fins. Questa è la versione diciamo meno calda perché esiste anche la versione più calda chiamata Plus. Nel particolare questa qua ve la consiglio diciamo fino a un meno 5 all'incirca. Dipende poi naturalmente quanto siamo calorosi e quanto soffriamo il freddo, però secondo me sui meno 5 è la sua temperatura massima. La versione Plus si arriva anche a meno 10 e qualcosa sotto. Iniziamo dalle caratteristiche perché lui naturalmente è un pantalone bello aderente ed elastico. È un pantalone che praticamente ci calza come una seconda pelle, grazie anche alle parti inferiori e superiori che sulla parte proprio finale hanno anche un bordino elastico proprio per andare a chiuderlo al meglio. È un pantalone che devo dire dal punto di vista termico, come dicevo, meno 5 ci sta benissimo, meno 5 mi raccomando però mentre si corre, dunque quando il corpo è abbastanza caldo, non da fermi a corpo freddo. È un pantalone estremamente traspirante perché comunque a me è capitato di passare magari da meno 5 all'ombra a poi a correre anche a 5-6 gradi al sole nel momento in cui magari si va un pochino più verso la primavera e devo dire che anche a 5 gradi al sole non ho sudato. Questo però di contro per quanto riguarda la protezione dal vento è abbastanza bassa, nel senso che se troviamo del vento leggerino non è un grosso problema. Nel momento in cui iniziamo a trovare magari vento a 20-25 km/h, ecco, allora sentiamo che le gambe si raffreddano, sentiamo che l'aria fredda riesce a penetrare e ad arrivare fino alla pelle. Nel momento in cui poi andiamo ad indossarlo, come vi dicevo, calza come una seconda pelle, quindi si riesce a correre benissimo, non abbiamo problemi nei movimenti, non abbiamo sfregamenti, anzi le cuciture sono particolari perché sono molto piatte, quindi non danno nessun tipo di sfregamento anche dopo averli utilizzati per tante ore. E l'aspetto che più mi è piaciuto è anche la parte superiore in cui troviamo diverse tasche. Infatti troviamo due taschine sulla parte di destra piccoline in cui magari inserire una barretta o delle chiavi di casa e una tasca nella parte posteriore più grossa chiusa da una zip in cui possiamo andare a inserire gli oggetti più preziosi. Volendo ci sta anche una soft flask da 300 ml e nella parte invece sinistra troviamo identiche le stesse taschine che abbiamo visto prima aperte in cui possiamo inserire qualche oggettino. Infine dunque devo dire che come pantalone mi è piaciuto veramente tanto, se andate come me a correre in montagna d'inverno è perfetto, dipende come dicevo poi quanto avete caldo, quanto avete freddo e a che temperatura normalmente correte. Io mi sono trovato veramente bene con questa versione Fins normale, però come dicevo se doveste essere abbastanza freddolosi o correre a temperature veramente basse esiste anche la versione Plus. Passando a parlare del secondo strato, lo si chiama Lavaredo Evo Fleece. È un secondo strato, anche lui bello aderente come il pantalone. Quando lo indossiamo naturalmente va a coprire molto bene le nostre forme e non abbiamo nessun problema di svolazzamenti perché è veramente molto aderente. L'aspetto che più mi è piaciuto è il suo materiale perché è composto da due tipi di materiali. Uno un pochino più caldo, termico e anche un pochino antivento sulla parte anteriore diciamo della pancia e posteriore proprio per andare a coprirci molto bene, tenerci allontano dal freddo e dal vento. E poi troviamo invece nella parte ascellare sotto l'ascelle un tessuto molto più traspirante, un pochino meno termico, ma che va a far evaporare il calore. Devo dire che con lui si può correre tranquillamente anche a meno 10. Questo fermo restando che dovrete mettere sotto una maglia termica che possa anche garantire queste prestazioni, perché lui è comunque un secondo strato, non un primo strato. È molto leggero, vi assicuro che una volta messo su è come non averlo addosso, praticamente non si sente. Troviamo anche due tasche poste nella parte ascellare bassa, diciamo sul fianco, una a destra chiusa da zip in cui possiamo andare a inserire anche un telefono perché comunque è abbastanza grossa e una nella parte di sinistra aperta, non chiusa, in cui inserire qualche oggetto. Per quanto riguarda la cerniera anteriore, fatta bene, non ha avuto problemi che si andasse a inceppare. Devo dire poi che in generale tutto il materiale è veramente molto performante e duraturo. Mi sono piaciute anche le cuciture che anche qua sono fatte molto molto bene ed evitano problemi di sfregamento magari se dovessimo utilizzarlo sotto una maglia termica a maniche corte. E troviamo anche un cappuccio. Cappuccio che non è scontato su un secondo strato. Cappuccio che non ha nessun tipo di regolazione perché
ha la parte superiore elastica, quindi noi una volta che lo andiamo a indossare, essendo elastico, va a coprire molto bene la nostra testa. E parlando di parti elastiche, non le troviamo solo sul cappuccio, ma le troviamo anche nella parte inferiore sulla vita per andare a chiudere molto bene il secondo strato attorno al nostro corpo, e le troviamo anche sulla parte finale delle maniche attorno al nostro polso. Qui troviamo anche una parte aggiuntiva di tessuto per poter andare a fissare la manica attorno al nostro pollice in modo tale che proprio non scivoli via e non si alzi. Devo dire, davvero, dal punto di vista delle performance, tanta roba anche lui. Mi è piaciuto davvero tanto per quanto riguarda la traspirabilità e come per il pantalone ha un buon range di temperatura. Ci si può correre dai 5-6 gradi anche fino a meno 10. Fermo restando, come dicevo prima, che va accompagnato anche con un buon primo strato. Passiamo infine alla giacca, lei si chiama Lavaredo Winter Jacket e voglio mettere subito in chiaro che non è una giacca impermeabile. Questa giacca non ha nessun tipo di membrana, possiamo dire che è un pochino idrorrepellente, nel senso che comunque ha un trattamento DVR che se dovessimo prendere una leggera pioggia, una leggera nevicata, comunque non ci va a bagnare. Ma non svolge la funzione di una giacca impermeabile che ha una vera e propria membrana. Quelle le vedremo in un altro video, sempre sull'attrezzatura Carpos con membrana. Per quanto riguarda l'utilizzo di questa giacca, possiamo dire che è una giacca pensata un po' contro il vento, ma soprattutto per tenerci caldo. Contro il vento perché abbiamo tutta la parte anteriore realizzata con un tessuto abbastanza antivento che ci garantisce di non avere dispersione di calore. Ma allo stesso tempo, sotto la parte ascellare, ha realizzato con un tipo di tessuto molto più traspirante, anche meno termico, ma che va a garantire tutta la parte di traspirabilità andando a far evacuare tutto il vapore acqueo che produciamo. Poi, per quanto riguarda invece la parte di tenerci al caldo, all'interno troviamo un leggero fleece che praticamente possiamo vederlo un po' come un micropile che ci aiuta ad aumentare l'apporto termico di calore. Per quanto riguarda le caratteristiche, anche qua troviamo la parte inferiore della giacca e i polsini chiusi con l'elastico per evitare che entri aria fredda. Troviamo una zip IKK che lavora molto bene, non ha mai avuto inceppamenti. E poi troviamo anche due tasche all'altezza della pancia, classiche proprio in posizione dove troviamo su tante altre giacche, chiuse da zip in cui possiamo andare a trasportare qualche oggettino piccolo. Continuando poi con le caratteristiche, lei ha un cappuccio realizzato con lo stesso materiale di cui è fatta la parte ascellare, quindi molto traspirante, elastico, come l'abbiamo visto sul secondo strato, che svolge un'ottima funzione nel momento in cui vogliamo andare a riparare anche la nostra testa. Che dire, è sicuramente una giacca ben studiata, come dicevo, non prendetela se state cercando una giacca impermeabile perché lei non è impermeabile. Lei è una giacca che va ad aumentare l'apporto termico e la protezione contro il vento. Infatti, anche se troviamo vento a 30-40 km/h, non sarà un problema affrontarlo. Una giacca che mi è piaciuta molto per i materiali, da questo doppio materiale svolge veramente un'ottima funzione e di cui adesso insieme vediamo anche il prezzo a cui viene venduta. Ma arriviamo dunque alle conclusioni, iniziando dai prezzi di questi tre capi. Il pantalone viene venduto a 120 euro, il secondo strato a 145, la giacca a 200, ma se non vi importa questo colore o comunque non vi importa il colore da andare a scegliere, ne trovate in altre colorazioni anche a 110 euro. Che dire, secondo me è dell'ottimo abbigliamento, è duraturo, dalle ottime performance, dalle ottime prestazioni. È un abbigliamento che sicuramente è abbastanza specifico perché magari non tutti noi andiamo a correre a temperature così basse e magari d'inverno tendiamo anche a correre un pochino più in pianura magari rispetto che in montagna. Però se state cercando dell'abbigliamento termico senza neanche spendere troppo perché comunque in base a quello che andate a scegliere non si sforano mai i 150 euro, secondo me è davvero un ottimo kit per affrontare anche le temperature più estreme e per andare a correre in montagna anche nei periodi invernali. E detto ciò ragazzi, la speranza sia stato esauriente esaustivo, vi ringrazio per aver guardato anche questa recensione e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!